Franco Ferrari, finita la stagione, non è finita benissimo per il Pescara, a freddo quali sensazioni? Si poteva fare un pochino meglio, abbiamo perso tanti punti che purtroppo ci hanno penalizzato, però è andata così, bisogna vedere avanti e aspettare l'anno prossimo. Hai sfiorato quota 20 gol, hai fatto molto bene, pur non giocando tutte le partite, insomma sei soddisfatto del tuo rendimento, ti aspettavi qualcosa in più? No, a livello personale sono molto contento, anche che ero partito dalla panchina in un momento difficile, poi entrare, giocare e segnare così tanto una piazza come Pescara mi rende solo che orgoglioso. Qualche panchina di troppo quest'anno, lo dicevi anche tu qualche istante fa, anche quando stavi bene qualche volta Auteri ti ha lasciato in panchina almeno dall'inizio, perché? Non lo so, sono scelte dell'allenatore, io come ho sempre fatto nel bene e nel male, giocando non ho mai fatto casini o niente, perché decide sempre l'allenatore, però mi avesse piaciuto giocare un pochino di più, magari quelle partite che stavo bene e potevo giocare. Questo finale di stagione poi c'è stato qualche problema fisico che ti ha frenato? Mi ha frenato una delle partite, quelle in cassa, che purtroppo ho sentito polpaccio un po' indurirsi, però poi stavo bene. Ora si guarda al futuro, il futuro di Franco Ferrari, che probabilmente non sarà a Pescara la prossima stagione. Non lo so, caro, non lo so neanche io, oggi non si sa niente, dovremo parlare col Napoli, vedere cosa vogliono loro, però ho già detto, Pescara mi è piaciuto tantissimo e certamente se potreste rimanere, rimane volentieri. Quindi per te non ci sarebbero problemi per una eventuale conferma in biancazzurro anche la prossima stagione in Serie C? Sarebbe una cosa che mi piacerebbe molto, certamente se il Napoli vorrebbe mandarmi in un'altra squadra del livello superiore sta a loro valutare. Cosa ti resta a livello personale di questo campionato? Tante cose belle, perché ho avuto un gruppo spettacolare, una città che mi ha accolto a braccia aperte dal primo giorno, tifosi sempre dal primo giorno anche se non giocavo. Sono stati fantastici, quindi di tutto, anche un record personale a Pescara è una cosa bellissima. Prima Auteri, nella parte finale di stagione Zauri, e quali differenze che hai trovato anche a livello personale, con chi ti sei trovato meglio? Sono due allenatori molto diversi, però ti dico, con Zauri secondo me a livello personale mi sono trovato molto bene, sa come trattare il giocatore, ti fa stare bene. E ti capisce in tante cose, quindi scelgo Zauri. Per chiudere, un messaggio ai tifosi del Pescara? Di ringraziarli per tutto, anche dal primo giorno mi hanno accolto a braccia aperte quando mi trovavano uguale, quindi ringraziarli per questa stagione fantastica e che ci hanno anche sempre sostenuto.